Salve, sono il dottor Vladimir. Oggi analizzeremo il caso Simone Tomei. Nessuno sa cosa ci sia all'interno del cranio di Simone. Molti credono a una dimensione protonica astrale intersecata nelle stringhe dell'universo. Ma la teoria più probabile è che nel suo cranio ci sia una scimmia con sindrome di Down che batte i piatti. Questa scimmia controlla Simone come un parassita. Grazie a tecniche innovative possiamo osservare come funziona il cervello di Simone. Nella parte del lobo frontale troviamo la zona lasciata mille kill. Collegato al lobo frontale si trova il lobo temporale dove si trova la zona del lancio del mouse. Questa zona, collegata sempre al lobo frontale, attiva i muscoli del braccio destro quando il soggetto muore o subisce una qualsiasi azione che il suo lobo frontale giudica con il termine «E dai Cristo quella kill me la potevi lasciare». A questo punto i muscoli si attivano lanciando il mouse ad una velocità di 357 km orari. A questo punto si attivano due zone del cervello, la zona bestemmia e la zona cazzo devo comprare un mouse nuovo. Nel lobo occipitale possiamo notare la zona risata asmatica, questa zona si attiva quando Simone ride. Ride così forte che la scimmia sbatte da una parte all'altra del cranio di Simone colpendo zone del cervello. Ogni volta che la scimmia colpisce una zona attiva un movimento involontario. Causando una sindrome nota anche come la danza del babbuino epilettico, questa sindrome è pericolosa per lui e per chi gli sta vicino, poiché trasforma Simone in un ibrido tra un ninja e Taz. Molti hanno provato ad estrarre il parassita, ma appena qualcuno si avvicina al suo cervello Simone inizia a correre urlando un piccione. E ciccione. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana con i procioni e il fascismo.